Seconda tappa del programma di screening della Regione Toscana Territori Sicuri, nato con l'obiettivo di contrastare la diffusione del Covid nei comuni più a rischio, secondo un indice elaborato dall'Agenzia Regionale della Sanità. Dopo l'Isola d'Elba è stata la volta di Sarteano nella Val di Chiana senese. L'attività di testing volontario sulla popolazione andrà avanti per 2 giorni. Il progetto Territori Sicuri è uno dei progetti che la Regione Toscana ha messo in campo per cercare di tenere sotto controllo, insomma, la pandemia nella nostra regione, per cercare di raffreddare focolai che possono determinarsi nelle diverse realtà territoriali che compongono la regione toscana. Per garantire la migliore organizzazione ed evitare possibili assembramenti, è stato attivato un apposito portale regionale e un numero di telefono dedicato per potersi prenotare. Queste iniziative avvengano sicuramente perché c'è un lavoro delle istituzioni, della regione, dell'azienda sanitaria territoriale, ma anche grazie al contributo delle amministrazioni comunali e del mondo del volontariato. Insomma, sono davvero decine di volontari di diverse associazioni che qua stanno collaborando alla realizzazione di questo progetto. Ci sono medici che volontariamente in qualche modo danno una mano per l'organizzazione appunto degli screening. Territori Sicuri è promosso dalla Regione Toscana con ANCI, UPI, Misericordie, Pubbliche Assistenze Riunite e Croce Rossa Italiana, insieme agli operatori sanitari, la medicina generale e la pediatria di famiglia, oltre ad ARS Toscana, alle ASL e alle società della salute.